Salve, siamo qui questa sera per celebrare come al solito qualche oscuro anfratto della scena retro ludica. Questa sera ci dedicheremo a coloro che nelle loro camerette, lontani dalla gloria, hanno un hobby strano. C'è chi ama far jogging e c'è anche chi ama Pilates. Come è scordata bella punk, beh, bella. Quindi noi canteremo l'hobby di qualcun altro. Ci sono persone che amano modificare i giochi vecchi con editor grafici e codice. Ma noi questa sera andremo a scovare i reietti, quelli che non vuole nessuno, quelli che modificano i giochi da sala giochi. Un hobby molto scomodo in vero, perché richiede dei software obsoleti. Pensate a usare 415. Un editor 415. 415 persone stanno ascoltando la storia del retro gaming fatto in casa. La mia mente è chiara adesso, sento che potrei prendere DOSBox e prendere un editor grafico obsoleto per modificare Bubble Bobble, Bubble Bobble. Oppure ho una scheda da sala giochi di Pac-Man che non mi dà più niente e voglio modificarlo per giocarci sopra Manic Miner sfruttando la compatibilità dello Z80. Questa è la storia di gente strana che modifica giochi da sala giochi. Li giocheremo, sono reietti, pensate che sono banditi dal MAME. E infatti esiste una pill del MAME particolare che si chiama HB MAME, che sta per Homebrew MAME. O Western quasi. L'epopea dei giovani vecchi che modificano i giochi da sala giochi, e per fortuna che c'è questa build del MAME che non supporta i giochi regolari ma supporta solamente i giochi futanari, i giochi modificati da gente sapida che sente il bisogno di mettere alla prova le proprie capacità con la grafica 8-bit con pochi bitplane, possibilmente usando l'assembler per modificare il gameplay o anche solamente per far apparire un cazzo nei pantaloni di Mario, che se ci pensi è difficile, perché vuol dire andare a creare un buco di pixel nella salopette. Non ho mai sopportato l'idea di mettermi a salopette, l'ho trovata sempre un indumento molto scomodo, a meno che non inventassero un sistema per fare la pipì dalle ascelle, allora potrei anche capire di usare una salopette. Voi potreste dire, ma perché non cominciate? Abbiamo sentito che c'è anche un ospite straniero, nel senso che viene da un altro pianeta, ma in realtà non è ancora qui. Quindi aspettiamo che arrivi, ma intanto a me ne frega un cazzo di questa serata, perché lui vorrebbe giocare solo a Football Manager. Cazzo, avete capito di chi sto parlando? Ma noi lo stupiremo con una serata molto punk. Cosa vuol dire punk? Applicato alla scena homebrew dei videogiochi da sala giochi, significa avere un approccio in cui per fare bene bisogna fare male. In un mondo in cui esiste la pixel art di Square Enix, bisogna saper spaziare, bisogna improvvisare, trovare una propria cifra stilistica anche brutta. È un po' il discorso di chi fa i graffiti e li vuole solamente molto belli e molto a colori, ma non si può fermare la creatività anche dell'uomo che non ce l'ha, perché è importante esprimersi in ogni modo. Fabio, perché non vieni anche tu? Perché non cominciamo a giocare a questi giochi homebrew da sala giochi? Sala giochi. Amici, amiche, Kenobit, no, Kenobit, Bisbo, ce l'andiamo benissimo. Questa è una serata bellotta, bellotta, faccio una bellotta. Ciurma! Ciurma!
Scusate. È un nuovo diploma di Kenobi Bosch che gli diremo solo dal vivo, perché non si può dirlo online. Non si può dire film in carcere. Però, ciurma! E siamo qua in 500, Andrea. Che cazzo, come in 500? Siamo in 500. Ma perché? Siamo in 500 e... perché questa sera giochiamo al Mame Pazzo. Cos'è il Mame Pazzo? Homebrew Mame. Homebrew Multi Arcade Machine Emulator. Come cercavo di cantare improvvisando malamente poc'anzi, si tratta di una serata con una build specifica del Mame che non manda i giochi ufficiali della sala giochi, non manda neanche i bootleg pirata normali, manda tutto quello che il Mame non può mandare. Cioè giochi che spesso non hanno avuto una loro release su scheda fisica. Quindi coin-op fatti a mano. Giochi veri. Pac-Man, Donkey Kong, Tempest, whatever you want, modificati senza senso da qualcuno che ha sentito un'esigenza artistica fortissima punk di modificare. Che per, bellezza! Per il remix! Il remix, ma anche fatto male, perché non è importanza che sia fatto bene, l'atto artistico è nel fare. Vabbè. Beh, è vero. Vabbè. Allora, abbiamo 1 milione di abbonamenti, abbiamo Rugio Games, Cartman, Belgiuzzo, Stepak, Braccio, grazie a tutti per l'abbonamento, il Diz, Francesca Zambanni che ci ha raidato. Francesca Zambanni stasera è stata il pre-show ufficiale di Kenobismo, cioè una roba che potremmo lanciare per Azione Cattolica. Vabbè, ma di questo parleremo in futuro. Quindi, questa sera, Ombre Umane, abbiamo anche un personaggio sbloccabile che si sbloccherà più tardi. Sulla base degli abbonamenti potrebbe sbloccarsi il personaggio di Pulcinella, nel senso che tutti sapete chi è. E Lucazzo, infatti, si trasforma in un ananazzo, grandissimo Lucazzo. Allora, aspetta, vediamo se posso aumentare la dimensione del font. Della chat. Set font. Mi piace molto questa luce che hai messo proprio in your set font size. Questa luce quasi 17. Eccolo, bello così. Sì, la luce è un po' aggressive. Sì, cioè tipo un po' aggressive world. Tanto io sono un po' raffreddato, tipo quella bella serata di Wonder Boy Monster Land con Ceccotti, un po' meno, quindi ma è anche più ameno come setup. Giocheremo a giochi veramente alla cazzo di cane de merda, ma non so spiegare, non è il solito gioco de merda, non è l'angry video game nerd, è una merda sincera. Io credo che l'onestà, l'autenticità della creazione stasera avrà il sopravvento. Quindi direi cominciare subito, cominciamo a stuprare Nintendo come prima cosa. Va bene, questo è il motivo per cui Kenobismo non avrà mai sponsorship. Temo di cominciamo a stuprare Nintendo. Sì, andiamo a vedere come qualcuno ha sentito il bisogno di reinventare alcuni giochi di Nintendo. Devi cominciare con Mario Bros, che è già pronto. Grazie, grande Mago Piccola. Audio alert alto, adesso lo abbassiamo fortemente. Qualcuno dice giustamente merda d'artista, citando il grandissimo merda d'artista, esatto. Manzoni, assolutamente, non quel Manzoni ma l'altro, il Piero Manzoni. Ho capito, Franzoni. Perché la qualità ha rotto il cazzo, ma non è neanche che la qualità ha rotto il cazzo, è che la qualità in certi momenti non è rilevante rispetto all'atto stesso. Dove hai messo il gettone? Ho messo il gettone, perché sono stronzo, ho messo il gettone qua. Togli la pausa, trattala male. Togli la pausa, che ho messo là, bravo. Hai invertito, ok. Ho invertito i flussi. Non ci capirò un cazzo. Oh, sentite qua. No, calcio, meglio di Pelé. È uno di quei tasti. Lacci, va bene. Quindi, come vedete, questo è Censored Mario Bros. Qualcuno ha sentito il bisogno, secondo me c'è dell'arte in questo, di denudare Mario e Luigi, ma allo stesso tempo mettergli una censura davanti. Tra l'altro una censura marrone che sembra vagamente un pezzo di cacca. Tant'è vero che lui ha scritto al posto di Poe, ha scritto Poo, che effettivamente Poo vuol dire cacca. Quindi è Mario e Luigi che sono cagati addosso. Sostanzialmente sì, si può dire. Notate la finesse dei capezzoli bianchi. Hanno i capezzoli bianchi e non sono in ipotermia probabilmente per avere i capezzoli bianchi, ma d'altro canto state voi nudi nelle fogne. Vedete che c'è un sottotesto importante. Anche i poveri Koopa Troopa, anzi gli Shell Creeper, che sono gli antenati dei Koopa Troopa. Non scherziamo con loro. Tac, scherzetto! No, ma sei stronzo! Vabbè, ma è lo spirito punk, è lo spirito... E riappariglia in alto e sei bel bello. Mirtovin, abbonamento, grazie. Aiuto. Alopeques, che non abbiamo, siete grandi. Da Aosta vi si ama. Vai. Andiamo a Aosta. Amami quello, te lo amo io, vai. Adesso ti tiro un salto in testa, guarda che stai per morire. Vogliamo la merda, la bassi maestro. Attenzione che stai per morire, io ti cerco di salvare, ma non sarà facile, ho sbagliato. Sei morto di nuovo. Ma io con la tua bello carico di censura, va bene. Z,
Zack. Capezzoli bianchi. Capezzoli bianchi. Un patto Soros quasi. Hai capezzoli bianchi, ma sei Mario Bros. Tanto Mario Bros, questa idea che Bros fosse il cognome, io ce l'avevo anche perché a Trieste c'era fino agli anni 90 un dentista che pensa, si chiamava Mario Broz, Broz di cognome, come Tito, no? Josip Broz, quindi un cognome slavo che però insieme a Mario diventava questa cosa singolarissima di Mario Broz. Cioè, ed era un dentista, capito? Cioè, una roba affascinante, bravissimo, così si fa, bravo, bravo così. No! Ma tanto, scusa, al secondo stage non c'era il... Guarda che è un gioco della Madonna, eh. Siamo in 521, Andrea, fatene una ragione. Per vedere, ma perché c'è Mario Nudo, alla fine Mario Nudo. Mario Nudo, era questo che mancava al nostro canale. Grazie. Vai su, va. Ah! Chi vince? Vinco io per uno? Ma che merda. Vabbè, così. Sidestepper, siete, questo è un tipo di hack, quindi una modifica puramente grafica, è molto pigra, ma non è che deve essere ricca la modifica grafica, ne vedremo anche di ricche, vedremo riprogrammazioni complete di giochi con livelli nuovi, robe sofisticatissime, e bam, se ne va. Se ne va, dobbiamo anche essere veloci stasera, perché insomma, beh, che bella meccanica, doppia tripla meccanica, bellissima. Ma perché? Ah, perché giustamente lo colpirò tre volte, no, due volte. Guarda che è un giocone, eh. È un gioco bellissimo Mario Bros. Ma infatti poi Nintendo lo ha messo in mille versioni, in tutti i Super Mario Advance. Ma non è mai stato capito, non è mai stato capito. Bah, no, dai, non è mai stato capito. Su in... Oh, attenzione! Guarda che è tutto, è Joust 3.0, cioè bam! Guarda, guarda come salta dall'altra parte. Va bene, direi di passare... Grazie per il follow! Allora, dunque... Ricorderemo di chiedere all'ospite che ha inventato il termine picchiaduro, Logan. Ma gliel'abbiamo già chiesto, ma glielo richiederemo. Assolutamente, ma nel frattempo io mi hai tolto il focus. Ma puoi uscire, puoi proprio escare. Escalo. Cosa mettiamo? Ah, io direi di andare su Donkey Kong. Ah, se tu li organizzi per Source, vabbè, vai su Donkey Kong. Perché comunque hai il main che è quello giusto. Questo è l'HB Mame, lo potete scaricare anche voi. Esattamente, se vedi Donkey Kong abbiamo una serie infinita di versioni Pac-Man cambiate. Graphics. Donkey Kong Pac-Man Graphics, va bene. Christmas Remix, Crazy Barrels Edition, Donkey Kong Pac-Man Graphics. Paura, molta paura. Va bene, ovviamente tra l'altro un mame scazzonto che ci mette un sacco a partire. Ma... Sì, beh, un mame selvaggio. È un mame molto selvaggio, però per la prima volta in vita mia ho scaricato, vabbè niente. Allora, eccolo qua. Attento, sto cercando di giocare io, ma stai giocando tu. Vai, vediamo... Mame, cioè, devi premere questo qua. Ho fatto apposta a cambiarti i pulsanti. Prima togliere la pausa e poi non premere la pausa. Mamma mia, quella è la vabbè, quella, gettone per me. Questo è veramente lazy, ve lo posso dire. Cioè, proprio super lazy. Cioè, Miss Pac-Man lì, rosa tra l'altro. Quindi non ha neanche cambiato la palette. E immagino Pac-Man sotto. Che cosa tirerà Pac-Man? Questo mi incuriosisce. Così, ma perché sì? Ma che merda! E vabbè, è tutto così stasera. Cioè, preparati. Guarda come va su. Grandissimo Pac-Man con l'accetta, però. Ma un'accetta è un martello. Un martello, scusami, lo chiamavo accetta da piccolo e mi è rimasto. No, è bravo, ma di che lo sai. Vabbè, questo è pigro. Con tutti i Donkey Kong che abbiamo, fermarci su questo, se permetti. Io uscirei. Io uscirei e ti consiglierei invece. Vediamone uno veramente figo. Ce l'ho in quello reverse. Andiamo su Donkey Kong Reverse. Esatto, Donkey Kong Reverse, secondo me, è un capolavoro. Donkey Kong Reverse è un'idea invece diversa, non vado a modificare la grafica, ma vado a modificare lo spawn point di Mario e lo spawn point di Pauline. Ma quindi figata. Metto Mario in alto. Ma no, ma è bellissimo, questo è un atto geniale. Sì, sì, ma infatti ha dei momenti geniali sta roba. Vai. È tutto regolare, ci vogliamo introduzione di Donkey Kong e sembra tutto a posto. Confermateci audio top, siamo in 600, Andrea. Non capisco perché, ma grazie a tutti. Ecco, adesso vedrai che è praticamente go for Pauline's heart, quindi devi recuperare il cuore di... devi scendere le scale, dove credi di essere? Super Mario Bros, cazzo, no? Cazzo, è vero! Quindi gameplay, una semplice modifica, cambia completamente tutto, perché le bombe, le botte ti seguono stavolta, quindi devi saltare reverse. Ma è bellissimo! E devi andare in basso e recuperare il cuore di Pauline. Ce la farai? Ovviamente ogni discesa per le scale con una botte dietro di te è pericolo. Ci stai mettendo tra l'altro 20 anni, ma...
va bene, il rischio che ti arrivi una botta in testa è altissimo. Bravissimo, molto bene. La prendi larga, una scelta anche quella. Bene, 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 stai performando sorprendentemente bene. Non prendere il martello, anzi sì, no. Aia! Porca! E tra l'altro giù hai le bombe del fuoco, cioè è difficilissimo. È veramente difficile. Beh, è fico però. C'è una meglio, challenge molto appropriata. Dicono meglio del castello rovesciato di Symphony of the Night. Tra l'altro pensate che roba, Nintendo avrebbe potuto farlo per tutta la vita, in tutte le release di... Ti mostro. Vai. In tutte le... Game Over. Praticamente avrebbero potuto farlo sempre, di reinventarsi facendo una patch banalissima per loro, avendo poi sorgenti, figure di una sciocchezza. E non l'hanno mai fatto, perché non è il loro scopo, non è il loro interesse, perché devi demandare a qualcuno di matto sto tipo di robe. Quindi è una specie di achievement, però trasformato in videogioco. È videogioco che, se montato su una scheda, Dio Cristo che difficile, se montato su una scheda sala giochi funziona perfettamente, quindi regala anche al tuo coin-op una novelty. Cazzo, questo è veramente... Sono tutti i ROMAC questi. Questi sono tutti i ROMAC. Però i ROMAC del NES, ma relativamente facile da fare. Guarda qua il doppio pulsante, doppio punteggio. E non solo, ma li ritrovo, quindi li risalto. Sbrone. Vai in culo. Vai in Bravo! Culo. No, perché l'ho presa? Mannaggia. Va bene. Insomma, bisogna capire cosa fanno quelle robe là sotto, quelle palle di fuoco maledette. Come faccio a saltare? Ci vuole una capacità incredibile. Ma ce l'ha! E ce la fa! E adesso però sarà solo il primo schermo reverse. Sicuramente hanno fatto i cazzoni qua. Non ci credo che hanno riversato anche questo stage qua. E invece? Attenzione! Devi tappare invece che stappare. Ma questo è veramente bello. Dai, che eleganza. Che eleganza. Devi tappare altrimenti che stappare. Ovviamente i nemici... risentono, il gioco diventa, tra l'altro la mobilità dei nemici sale, aumenta sempre di più. È al contrario, molto 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 sfizioso. Sarebbe stato figo se li potevi anche togliere, però è anche un po' stronzo. Quindi, questo è proprio sfizioso così. Perché non ho preso quello? Perché è l'incontrario, veramente. Madonna, la difficoltà di usare la ghiera a 8 qua è veramente malvagia. Vediamo se ce la faccio. E adesso cosa fai? Non può cadere perché ho costruito tutto. Cade lo stesso, va bene. Ti rendi conto una roba da Scott Joplin? Questo è il cinema muto dei videogiochi. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti, buonasera Sara Set Beach. Stiamo giocando a Donkey Kong all'incontrario, in cui devi andare in giù. Tra l'altro con stutter audio importante, ma noi... Il termine che state giocando è sfaccimmialo. Sono incastrato per sempre qua, non riesco a scendere. Vale! Salto indietro, non mi ha dato punti, tra l'altro, non si è notato, non lo ha considerato un salto legit. Ma infatti stasera la roba ridicola è che giocheremo giochi assolutamente classici. E beh, perché sono quelli che attirano, esatto, sono quelli che attirano di più poi la voglia di modifica della gente. Che stronzo. Mi costringe a prenderlo, ma poi scorpacciatas. Mamma mia, che scorpacciata qua. Wow, punti su punti. Ora devo muovermi però, perché sono inseguito dal... vabbè, è andata così, va bene, basta. Bam, cosa mettiamo? Allora, se vuoi finire il trittico, ti faccio vedere Jump and Returns Hack 1.2, sempre Donkey Kong qui, che invece è il più completo Hack in assoluto. Sì, è considerato praticamente il vero Donkey Kong 2, nel senso che è un gioco che è riuscito a prendere la grammatica base di Donkey Kong senza grosso modo grandi elementi nuovi, ma comunque con nuova varietà di level design, a creare una sfida bella, ben calibrata, molto apprezzata, tanto che molti sono fatti la modifica. Ma AlpiQ chiede: ma cosa bisogna sapere per fare queste modifiche? Assembly? Dipende. Immagino ci sia un editor, dice. Dipende. No, non c'è un editor, quello è il problema. O te lo fai tu l'editor, se no, a meno che qualcuno non abbia fatto, per esempio, Bubble Bob, c'è il famoso patch a Bubble, che è un editor che permette di fare quasi tutto il gioco da capo. Non è vero, perché ha dei bug. Mancano un po' di robe. Infatti, abbiamo dovuto colmare con delle app in Assembler apposta, che patchavano il gioco per aggiungere alcune cose, quando abbiamo fatto Bubble Bob Low Scale, che fieramente è in HB Mame. Anzi,
è stato prima in HB Mame ed è andato in Mame solo allorché qualcuno l'ha messo in un cabinato vero. Qualcuno, minchia. Che stile però. Stilissimo. Ma che stile. È fantastico. No, io beh, però che stile infinito. Questo è veramente bello, ve lo consiglio. Donkey Kong secondo. Ma se ne 600, vi vogliamo bene. Cioè... Ragazzi, cosa succede veramente? Ma perché me... il mame pazzo, secondo me. Il mame pazzo. Tira, cioè, io lo sai che è, come... è peggio è di così, Fortnite. È così, ma infatti, Fortnite ormai, capitolo 2. Vuoi mettere il capitolo 2 di Donkey Kong col capitolo 2 di Fortnite? Ma in culo, vabbè. Vabbè, comunque... ma molto bene. È una miniera d'oro per il buongiornissimo. Sì, assolutamente. Poi... cioè, dai, la chiudo qua solo per. Allora, vediamo qualcosa di strambo che piace a te. Cerca Year Kung Fu. Ok, allora aspetta che metto anche l'inquadratura questa qua, così. Tu puoi. Ma vai in Mame, dice giustamente qualcosa. Beh, in effetti ci sta. Yeah, già che ce l'hai, me lo dimentico sempre. Esatto, Year Kung Fu. Allora, però, no, così no. Fai partire Year Kung Fu. Devi togliere poi la ricerca di Year Kung Fu perché il gioco che va a mandare Year Kung Fu è tutto matto. Non te l'ho detto, non potevi saperlo. È un gioco matto, è una cosa stranissima. Adesso vedrai. Allora, tolgo togli la ricerca di Year Kung Fu. E andrai giù su Year Kung Fu e vedrai che sotto c'è Nacho Libre. Nacho Libre, esatto. Nacho Libre. Cioè, c'è una persona al mondo che ha sentito il bisogno di creare uno spin-off del film Nacho Libre con Jack Black basato su Year Kung Fu. Quindi è Year Kung Fu, ma lui ha rifatto lo sprite mettendoci il personaggio di Nacho Libre e anche rifatto il logo. Gatigno nel 2009 ha sentito questa urge fortissima e quindi lo ha fatto. Roby Quagliana! Ciao Roby Quagliana, ci sono infatti Gordo. Un anno per Roby Quagliana. E quindi c'è questa cosa, tra l'altro funziona benissimo perché le proporzioni sono veramente da luce ad oro. Gli metti quel mantellino. Ma è bellissimo! È fatto bene, con i colori giusti. Ma è giusto questo! È giusto. E combatti contro Gordo, dall'altro. Raga, ma chi me la fa vedere questa roba se non me la fa vedere Bisboch? Non è neanche che uno Bisboch, questo è Bisboch. Segnatevi questo nome. Segnatelo, è bravo questo ragazzo, eh. Ragazzi, salve, vedo che me ne intendete di Hackstory, che puoi leggere questa cosa. Allora, tempo fa ricordai un famoso gruppo italiano, la BAD. Informando mio dai, ci furono dei problemi legali, ne sapete nulla, la curiosità mi uccide. Queste erano le classiche domande che arrivavano su Game Power. È vero. Allora, non lo so perché dipende cosa intendi per hack in questo senso. Quindi diciamo che questi sono degli hack veramente fuori mercato, cioè non era come le cassette da edicola, per esempio, quindi... erano degli hack, questi sono degli hack anticommerciali completamente, sono fatti, questo è del 2009, cioè nel 2009 qualcuno ha sentito bisogno di uccidermi. Questa è una scena punk questa. Tra l'altro è fighissimo perché voi non lo sapete, ma Year Kung Fu è un gioco che usa tre pulsanti, anche se in realtà in sala giochi ne usava due, ma ha un terzo pulsante mappato per fare il salto corto, una roba stranissima, quindi... ah vabbè, fatto ma che cagare. Bomba è sto mame, Andrea, ma è... è abbastanza buffo, abbastanza buffo. Perché non ci abbiamo pensato prima? Ma non so, perché abbiamo una lista di robe che potremmo fare talmente enorme. Vorresti giocare a Quan Huang Sanguo Tendi sì, Bang? Sì, la risposta è sì. Non so cosa sia, proviamo. Così. Perché volevo giocare a Kubert, poi lo giochiamo, un Kubert ovviamente molto malato. Ma invece giocheremo a Quan Huang Sanguo Tebi e Ban. Ci mette a caricarla, è veramente un mame scascione. Four times sent out test. Forse è un test e non è un gioco, vediamo. Perché in realtà, prova. PGM! Poly Game Master. Questo è tra l'altro bello perché è l'hack della PGM, che era una ditta cinese che faceva giochi. Quindi comunque poi rippando un po' di roba quella. Temo proprio che sia un... 6 novembre 2019, giusto. E oggi, certo. This game is for use in China only. Tre quarti dei giochi sono ok, nice of value. Cosa sta succedendo? È un... no, questo è un gioco serio, nel senso, questo è roba fatta da gente che... però ci ha buttato dentro comunque un po' di roba alla cazzo da King of Fighters, perché sì. Questo è il bello dell'hack, no? Cioè, craccare una roba anche di senso compiuto. Butta mettendoci... fuori, ho realizzato una risoluzione lievemente diversa dal mame. Lievemente, di pochissimo. Ok. Va bene, ci sto. Hanno pensato di aggiungere Mai Shiranui, che non c'entra un cazzo. Mai Shiranui, e io l'hai fatta Mai Shiranui? Non ancora. Ma perché no? Quindi hanno mescolato i personaggi di questo gioco di AGS con i personaggi di King of Fighters, perché sì.
con storia in realtà che resta la stessa, neanche brutto, guarda che bel dithering, dithering è fatto completamente. Schiaccia tutto. Oh, eccomi qua, sono Mai Shiranui finita in un gioco che non c'entra un cazzo, ma che piace ai giovani. Tra l'altro con magie e robe. Io ho visto un romac di Streets of Rage con Ryu al posto di... Ah, sono quattro tasti, ma ne ho gelo. No, però è praticamente il sistema che era un po' l'equivalente del Neo Geo made in China. E qualcuno ha pensato bene di farlo più in Neo Geo, mettendoci Mai Shiranui, che ricordiamolo, non c'entra un cazzo. Beh, giusto, perché la signorina ha due palle che le scendono alle gambe, perché sennò era troppo femminile, quindi hanno pensato di aggiungergli due palle. Io credo che questa sia la prima volta che questo gioco viene giocato su Twitch. È possibile, tra l'altro che questa versione pirata con dentro Mai Shiranui probabilmente sì. È interessante tra l'altro che mantiene le sue mosse speciali del gioco di King of Fighters. E in più le tigri. Ma hai visto che che Sakurai non ha messo Mai Shiranui perché è troppo sexy in Smash Bros. Adesso sappiamo che ci avevano chiesto un personaggio Mai Shiranui, ma purtroppo è un gioco per bravi ragazzi Smash Bros. Quindi la tipa con le zizze de fora, c'è anche il pandino. Sei tu, ti sei trasformato in un panda? No, io sono il ciccione. Com'è ciccione? Ah, sul serio? Scusa, sì. Continuo a menarti, credo che fossi un nemico. Ma... Logan Braddock ci ricorda che il clan Shiranui esiste anche in Samurai Shodown, quindi se vuoi potrebbe esserci una giustificazione storica, ma invece no, è solamente un hack in Cina, ma si parla ovviamente di non della mainland. Ma grazie di... Mario più Cristo, si è abbonato! Grazie Mario più Cristo, sempre si è lodato Mario e Cristo. Secondo voi torneranno mai in essere giochi? No. No. O meglio, in Giappone non sono ancora... Sì, ma anche là, andiamo, io vado di qua. Ho deciso, mi ha detto di andare di qua, ci ho provato, ma è successo. No, è giù. Adesso mi ha detto di andare di giù. Adesso di qua, deciditi, gioco. Futa, senti, ho detto futa. Si trasforma la gente in... in animali, sì. Forse sono stato io, non si capisce un cazzo, ma questo è il suo bello. Comunque Knights of Valor non è mica un brutto gioco, eh. È un feeling derivativo da Dynasty Warriors e tutto, ma insomma. Go. Ma intanto mi appaiono questi menu bellissimi che non so usare. Potremmo, stai dicendo, se passare al prossimo, eccolo lì. Sono io che lo faccio, eh. Se schiacci uno dei tasti fai cose. Ariap, sono qua fermo da mezz'ora, cioè sul ponte di una nave non succede un cazzo. Userò mosse speciali di fuoco. Hai fatto cose? Ho cambiato magia. Ho fatto la pioggia del merda! Bravissimo, bellissima. Time over! Ho fatto la magia del time over! Va bene, è stato bello. Cosa sta succedendo? Bello, allora... Hubert, dicevo. Ma scusa. Random game c'è? Non lo so. Vabbè, mettiamo Bert. Allora, Kubert. Ok, devi andare su Kubert, ma poi devi togliere, ovviamente. Pibert. Non mi ricordo, ma ce ne sono di più. Vai su Kubert e togli la search. Non su Lens of Valor, se no torniamo di nuovo su quello. Esatto. Ora vai giù su Kubert, comodissimo. E ci sono solo quelli. Non mi ricordo quella. Prova 711 Kubert. No, Pibert era 7-11. Questo è 7-11, vediamo cos'è. Ma è l'altro, quello stravolto. Pibert è quello veramente bello. Vediamolo. È bello, mi piace un sacco questa roba. Sono centinaia, ovviamente. Poi se ho... C'è l'hack di Kuberto. Beh, Giuzzo, grazie per l'host. Chi non sa c'è l'hack di Kuberto. Non penso bordo. Yori Yagami vestito come King of Fighters non c'entra una mazza. Va bene. Esattamente. 7-Eleven, ha proprio qualcuno che ha deciso di fare la versione sponsorizzata 7-Eleven di Kubert. Probabilmente sarà Kubert uguale, quindi non molto senso. Vediamo. È uguale, però della 7-Eleven. Forse addirittura era ufficialmente negli store della 7-Eleven, perché molte volte i giochi vanno prima in HB Mame e poi il Mame fa un ragionamento e dice sì, questo effettivamente storicamente era in sala giochi. Metti Pibert. Questo era effettivamente in sala giochi, quindi sta a pieno diritto nel Mame. La condizione sine qua non del Mame è che un gioco deve essere passato in qualche modo in sala giochi o essere un prototipo che era stato pensato per la sala giochi. Qui invece è l'opposto, qui è la qualunque, tu va domani, cambi tre parole dentro Kubert, metti la P, ok, vai. E questo è bello malato. Questo c'ha c'ha questo fastidio che... No, ma è... sono innamorato. Non so se noti che ha un pene invece che il becco, Kubert. C'è sta cosa del cazzo torna fuori spesso in questi hack. Perché la libertà di essere nudi. Finalmente Kubert è nudo. Cioè, non che non fosse nudo prima. Aspetta, tutti nudi. E poi con questa roba di fastidio...
di fastidio. Blue Hood subscribed a livello 1, grazie Blue Hood. Quale miglior serata? Non lo so, una serata un po' particolare. Guarda questo fastidio optical tremendo di Kubert, ma ci piace. No! What the fuck? What the fuck, dice Kubert, giustamente. Che gioco incredibile comunque. Ma no! Ma credo di essere là sopra. Ma cazzo, ma dov'è il nostro ospite? Vai. Arriva. Ah. Devi fare solo due quadrati, puoi farcela. Io credo in te, quei due. Bravo. Grandissimo. Musichetta fastidio. Ma adesso è matto! Adesso è ancora più fastidio. Ma scusa. Vai. Sono un grande fan di Kubert. Ma fan Kubert. Un gioco irripetibile, eh. Ah, ma cazzo, devo fare tutti i blu. Pensavo di dover fare già. Cazzo, sbaglio. No! Ha preso il culo. Ma buono. No, culo. Non è buono il culo, è solo culo. Kuberta filava. Filava il cubetto, fancura il cubetto. Beh, poi c'era ancora più mindfuck dopo, comunque, vabbè, insomma. Supreme Noser, allora, Supreme Dick. Allora, io voglio la funzione random game, dovrebbe esserci. Non c'è. Che amarezza. Vai in options, default, no? Vai in help. No, non, no c'è. Non c'è. La puoi fare a mano, se vuoi. Sì, la facciamo a mano, facciamo così. Il rischio di finire, ti avverto, il rischio di finire in un clone di CPS1 con parametri cambiati è altissima. Beh, invece siamo finiti. King of Fighters 2001. The largest stock of energy, però, questo hack. Non sappiamo perché, ma prende semplicemente più energia. Molte di queste sono prese dalle Pandora, no? Dalle varie schede Pandora che hanno mille versioni diverse. Questa, Neo Geo è una scena a parte, perché c'è una quantità di giochi ombrio su Neo Geo che tu non puoi capire. Adesso potremmo mettere ordinali per driver Neo Geo. Guarda, che sono dei mondi sommersi, cioè esatto. Battiato ne parla di sta roba. Veramente sono gli sfiba, mondi sommersi, però va bene. Quelli erano i mondi lontanissimi di Battiato. Niente, questo semplicemente avrà tutto sbloccato. Mai sceranno, vediamo come mai sceranno qua nel 2001. No, chi cazzo? Ah, giustamente, King, perché sì, e Kula, perché mi sembra giusto. E poi mettiamo Angel, una squadra femminile, perché sono il solito futanario. Anche Battiato parla di... Va bene, lunghissimo. Vediamo chi vince. Battle in America. King of Fighters pulito 2001. Sarei quasi per cassarlo dopo il primo round. Va bene, vediamo chi vince il primo round. E chi vince il primo round ovviamente è il campione del mondo. Esattamente. Power Way tua zia però, eh. Ah. Basta, che sei guanone cazzo, con la mossa infinita. Ho vinto per sempre, campione perenne. Comunque hai visto il seno come fisso da King of Fighters a King of Fighters. Cambia tantissimo la tenuta, sì, del seno di Mai Shiranui. Poi te la rifatte, no, infatti, altro gioco casuale? Sì, però vediamolo prima. Allora, qua è interessante perché sei sotto multiplayer. Vector Pac-Man Crunchy. Va bene. Tu non vuoi Vector Pac-Man Crunchy? Sei crunchy, sì. È crunchy. Croccante. Cioè, è la croccanza. Poi giochiamo a Bump and Jump Reverse. Molto bello. Bello. Perché è reverse? Vedrai. È proprio un mindfuck. Va bene. E se è crunchy, va bene. Noi se è crunchy. C'è una versione di Pac-Man in HD. Cioè, c'è uno che ha fatto. Vabbè. Guardalo, vabbè, ma che tenerezza. Sì, tenerezza. Però fatica zero, insomma. No, layout del labirinto è diverso. Perché è crunchy. No, non è male, comunque è uno stile... È una roba! È una roba, stile Vector, molto pulito, molto più Vector, però tu comunque... È stiloso. Vedi, trovate anche delle... Non è veramente Vector. C'è una versione HD. Pensate quanti mondi ci sono nella retro gaming. A voglia. Ma questa è una scena particolarmente torbida, perché ha poca visibilità anche. Cioè, in realtà, tipo io ho trovato i demoni Neo Geo, che non è che li avevo visti strillati... Bello. C'è di Bump and Jump Reverse. Aspetta, guardiamo se c'è Pac-Man HD. Vai un attimo su Pac-Man 2007. Pac-Man c'è tipo un miliardo, ovviamente. T-Bone Maze,
pack, madonna, quanti sono? Sono 100, tipo, New Pack Italian Bootleg, vabbè, il solito. Pac-Man Bootleg on World Cup 90, no, ho paura, vabbè. Questo è bello, in realtà potrebbe essere figo. Non c'è, c'era anche uno con i Simpson che era molto carino. Pac-Man... Cerchiamo Simpson. Bravo. Vediamo cosa esce, magari escono delle robe matte. Tupper, no, subito, Tupper Simpson Hack versione 8.1, vai, vai, quella qui. Quindi abbiamo trovato, a caso, abbiamo trovato un clone, cercando un clone di Pac-Man con i Simpson, abbiamo trovato un clone di Tupper con i Simpson, che non so... più merda a caso, sì, sono più 700. Merda. No, ma cosa stai dicendo? Ma perché? Raga, grazie, non so cosa dire, come 700? Vabbè, che dire, sono emozionato. Allora... guarda che roba, bam! Tupper, è Tupper, tranquillo. Tupper, ma cazzo, tipo Kapler degli O'Flag, Tupper, lo chiamavamo... Fantastico! Ma va! Vabbè, perfetto! No. Ma va! È giusto in effetti! È tutto giusto, è tutto giusto. Tu sei giustamente boh, mo, che dir si voglia. Perfetto, ha la testa un po' incassata, non sai giocare a Tupper. Ho sbagliato, questo. Sì. Cazzo! Gioca a Tupper! Gioca a Trapper anche, va bene. I soliti avventori, le facce... Doveva scrivere Duff però, scusami. Sì, infatti, ha fatto poca fatica, si è concentrato sui suoi sprite. Magari era più facile. Bravissimo. Get ready to serve. Però Duff c'è scritto sul bicchiere, se non altro. Giusto. Voglio arrivare almeno fino alla al bonus stage. Ciao. Bravissimo. Il suo birrone alla fine e lo spacca in testa così. Budweiser, okay. Il borrista. Ah, è Bart, grandissimo. Ma va. È il Barto. È il Barto. L'ho perso. Io ce l'ho. Tranquillo. È questa. No, ho sbagliato, non è questa. Watch out, Mo! Beh, bello. Guarda che faccia deforme, che è veramente bello. Io comunque vi ho detto quella lì ed era un'altra sbagliata. C'è anche... c'è il nonno dei Simpson nero, che è bellissimo. Perché? Ma non so... Praticamente si vede che Tupper aveva un generatore di etnie... Esatto, esattamente quello per forza. È fantastico. Il nonno dei Simpson nero, è tutto giusto. Eccolo lì, guardalo là, questo bel... Che gioco pazzesco. No! C'è Salve Salvino nero, è fantastico, guarda lì. Bello, Flanders. È inclusive in una maniera diversa. Sbagliata completamente. Cioè, in realtà quello che accomuna tutti quanti, bianchi, neri, gialli, blu, è l'alcol, la sbornia, cioè essere completamente... Non solo, ma bere ti fa cambiare colore, tra l'altro. Non è male. Scusate, guarda che fa anche Salve Salvino. Flanders, cioè proprio... No, era distratto. Game over, bello. Cerchiamo allora un'altra roba, cerchiamo Dragon Ball. Allora, va bene, cerchiamo Dragon Ball. Allora, c'è una cosa buffa che io vorrei farti provare, che per Dragon Ball... A Dragon Ball c'è Simple Attack, no, ma sono solamente più semplici. Cerca però Stone, perché c'è un gioco che io non conoscevo, che in realtà è un gioco cinese, cerca Translation French, esatto, perché è più bello in francese. In realtà è un gioco, vabbè. Ah. Allora, abbiamo 1000 sub nel frattempo. Dandesio! E poi chi Dandesio si è sabbato, ma anche Blue Hood, sì. Quale miglior serata! E Mario più Cristo, no, ci siamo arrivati fin lì, bene. Allora, Evil Stone è un gioco coreano, se non mi sbaglio, fatto su hardware Taito, ma però è più bello in francese, secondo me. E c'entra Dragon Ball. Bello che addirittura... Fantastico. Poi... On the Buddha! Faites réaliser la lumière, éliminer la menace. Chapitre 1. Un mondo en enfer, non riesce a leggerlo perché è lunghissimo in francese. E vedete, tu sei chiaramente un personaggio che forse se comincia la partita però è meglio. Ecco, non capivo. Esatto. Io sono praticamente... È bello, è un gioco in cui puoi mandare avanti l'introduzione mentre non hai messo il gettone dentro. Praticamente tu sei questo soggetto qua che ha dei colpi strani, fa delle cose strane, ed è chiaramente Dragon... cioè un Goku Beyond, non so... È un Goku con i capelli corti, ma è terribile! È terribile, tanto sta anche scattando a merda, perché ha dei problemi di audio pesantissimi, se puoi sentire. Senti che ha un buffer audio completamente... E sarebbe un hack di che cosa? No, non è un hack, è un gioco pirata cinese che copia l'hardware Taito
e ci mette sopra il loro gioco in cui clonano, però e funziona tutto a merda, e un francese ha sentito il bisogno di tradurlo in francese. Giocheremo tra l'altro anche, beh, sono morto, beh, bello bello, ma mi ricordavo più bello, grazie, arrivederci. Allora andiamo, torniamo un attimo al mettimi bump and jump. Bump, bello. Ti piace il Babic con i maglioncini, Sara? Buon gustaia. Allora, bump and jump. Reverse mod. Perfetto, proprio lui, molto bello. Molto giusto. Allora, Starfunk mi chiedo se è stato tradotto con la stessa qualità della traduzione italiana di Kadash, indimenticabile. Beh, meraviglioso. C'è una primavera. Sì, grazie. C'è una primavera meravigliosa che è una beautiful spring. Bump and jump reverse mod di Dave, invece che Data East, vedete che invece che Deco c'è scritto Dave. È una bel mindfuck secondo me, perché ha detto va bene, facciamo che invece di dover saltare i fossati tu sei nel fossato, quindi tu sei un motoscafo che salta, perché no? Dato che se salta una macchina di bump and jump, perché non dovrebbe saltare un motoscafo? Ci sono delle motoslitte d'acqua che penso si chiamino jet sky o jet bike e non motoslitte d'acqua, e appunto invece avere un'auto sull'asfalto che salta i fossati d'acqua, hai un motoscafo nell'acqua che salta i fossati di asfalto, che non sono fossati ma sono strade di asfalto, tipo, insomma. Ma matto! E infatti finisco nella terra. Ma è matto, tieni! È un bel reverse. Stasera ve l'abbiamo detto che la serata locura che non vi sboccia. È un po' locura, sì, no? Una locura strana, tutta roba fatta in casa, casereccia, capito? Come le facevano le nostre nonne. Esatto. Iromac, farina, assembler. Ah, farina, assembler e questo... tanto olio di gomito. E tanto olio di gomito, sì. Perché considerate che io adesso non sono aggiornatissimo, ma quando ho fatto Puzzle Bob, Bubble Bob, Lost Cave... l'unico editor valido per riuscire a cipollare con Bubble Bob Lost Cave era una roba che girava sotto DOSBox, quindi era una roba DOS, era un editor grafico DOS, vi posso immaginare che comodo, che dovevi far girare in emulazione, quindi sommeta, e questo comunque qua siamo in acqua, sì, siamo in acqua. Io sento il bisogno di urlare ciurma, esatto, perché questo silenzio cos'è? Ciurma! Dio Madonna, che difficile. Scusa. Succede. No, ma tanto siamo solo 650. Dai, non, ti parla, non c'è nessuno. Allora, bello, ma me lo ricordavo più bello. Cioè, più, me lo ricordavo ieri quando ci ho giocato sotto i fumi della stanchezza. Andiamo un po' a caso. Proviamo a ordinare per driver. Direi di fare un piccolo separietto Neo Geo. Jax, mi banneresti Exa Starless, per favore? Che... No, sto scherzando. Mrs. Pac-Man Berserk. C'è delle robe inquietanti. Scusami un attimo. Cos'è? C'è un messaggio di Bellotta. Esattamente. Vabbè, qua c'è una quantità di diversi Pac-Man, Miss Pac-Man, che non ha nessun senso. Molto apprezzabile. Ma in realtà io volevo andare su Neo Geo. Eccoci qua. Neo Geo c'è un sacco di roba. Ovviamente ci sono i cloni di tutti. Di tutti i giochi. Ma ce ne sono alcuni veramente strani. Mi cerchi, scusa, tu che hai la tastiera muta. Sì. Mi cerchi Pony, come il cavallo. Pony. Crouching Pony, Hidden Dragon. No, beh, ma già il titolo è bellissimo. Esatto. Guarda l'intro, ti prego, di questo gioco. È un gioco completamente scemo. Ma questo ha fatto l'intro tipo Neo Geo. Su hardware Neo Geo, quindi sta roba funziona sul Neo Geo. Su hardware Neo Geo, ma ha fatto una presentazione completamente assurda che nessuno farebbe mai su Neo Geo, ovviamente. Ed è a tutti gli effetti un Neo Geo. Mi stai creando hype, te lo dico. Non può non andare, perché ieri l'ho provato e andava, quindi se mi girano i coglioni se non va. Non va, aspetta. No, non va. Non va perché il BIOS del BIOS Neo Geo, maledetto. No, che default. Mettiamo gli Universal di tutto. Perché sapete che ci sono tanti BIOS. Universe. Benissimo. L'universe BIOS accato. Praticamente ci sono i giochi che rompono i coglioni se non... Anche un F3. Fai ESC. Ok. È violento. Così dovrebbe andare. Non so perché non me lo dava di default. Però effettivamente in questo modo è il BIOS che macina tutto. Soprattutto sta roba che cracca. Eccolo! Che cracca praticamente tutto. E parte, è Neo Geo, cioè questo è l'hardware Neo Geo, però questo autore bizzarro ha deciso di fare questa cosa. Di cagarci dentro, ma spendendo fatica. Sì, no, ci ha fatto la fatica. Vabbè, ma dai.
No, no, infatti non si può dire niente. Così, alla cazzo di cane, arriva lei. Vabbè, ma scusami, stile. No, no, sei impegnato di brutto. Ma stile è anche bello. Beh, bello, bello è un'altra cosa. Però Andrea Babic. Vabbè, non si vede niente. Ma insomma, è arrivato il pony. Infatti i due grandi eroi sono lei e il pony. Sappiamo che Andrea Babic vuol dire futanari, cazzi. Vuol dire futanari, certo. Le cortex, crouching pony. C'è Miniatures Dan, grandissimo Miniatures Dan. L'abbiamo conosciuto, ciao. L'abbiamo conosciuto a Lucca. L'abbiamo intervistato lì, è un canale pazzesco. Fatemi uno shout out subito a Miniatures Dan, che ha un canale in cui dipinge le miniature di Warhammer, ma non solo. Fa dei lavori pazzeschi e ha un concept di canale che mi piace tantissimo. Seguitelo, grazie che sei qua, sono molto contento. Prego, e ti trovi questa roba qua matta, mi dispiace. È una serata locura che non ho visto. Saluto a tutti voi. Sceglierò casualmente Bicchi. Ma poi il gioco è terribile, però sta intro che secondo me è talmente stupida che... Arriva. Vabbè, ma comunque il gioco... No, no, c'è un impegno, una paletta, c'è un ragionamento, c'è questa cosa che vende senza senso. Poi gioca anche in due. No, gioca da solo. No, non vorrei mai. No. E tu praticamente sei lei e sei una specie di dammato stupido in cui devi schivare la roba e colpire questi scudi che hanno una vita. Se guardi, infatti, ogni volta che colpisco uno scudo... Dio mio, veramente... proprio... Ah, posso anche saltare. Vedete, devi distruggere tutti gli scudi per uscire. Vedete il boss finale di Phoenix, praticamente. Tanto mi tornano indietro le stellette e mi ferisco. Ma è brutto, però. No, è proprio brutto, è una merda. Cioè. Però. Però è una roba nuova, una roba mai è una vista. Roba, è una roba, dai. Cioè, qualcuno l'ha fatto. Qualcuno ha fatto sta cosa, ci ha messo mesi per fare sta roba, ragazzi. Sto parlando di assembly del Neo Geo, ragazzi. Cioè, con tutto che esistono dei tool adesso per lavorare con Neo Geo, stanno uscendo anche giochi di pregevole fattura e tutto quanto, ma sto qua si è messo a fare sta roba e tra l'altro vedi, ma per perdi sangue, cioè eh sì, perché quando sparo le stellette mi tornano indietro e mi feriscono. Vabbè, ma è una merda, è un po' così. Però ti sposti rapidamente, vedi, ma è terribile, è senza senso, non è terribile, è senza senso. Mannaggia, ma sto gioco è spettacolare. E chi ve lo dà se non che non bisbo? Quell'intro meritava un gioco migliore. Questo è vero. Però che animazione, cioè questo è uno che comunque devo fare il lavoro, secondo me. Il coglione. Perché, cioè ha 3 pixel di bikini, cioè è nuda. Non è nuda. Per Twitch la policy va bene, non c'è nip slip. Ma noi abbiamo detto. Sai che Twitch ha dei giochi vietati? E questo è un ma noi abbiamo detto che così underground che non ce li beccherà mai nessuno. Questo non è. Non posso credere che Twitch abbia. Se Twitch sa dell'esistenza di questo gioco. Zia! Attenzione! Suona la porta! Personaggio sbloccabile, momento personaggio sbloccabile. Vado ad aprire. Attenzione! Attenzione! Che sorpresa, signore! Ve l'abbiamo detto, serata locura! Keno Bisboch! Un grande amico di Keno Bisboch! Eccolo qui! Signori, Riccardo Albini! Dov'è che sono? Qua! Eccoti, guardati! Buonasera! Yes! Sì. Buonasera a tutti. Siamo in 633 in questo momento. Addirittura. Eh sì, è una roba, un palazzetto, un palazzetto di nerd bellissimi. Un palazzetto dello stronz, come si dice. Il palazzetto dello stronz, ma ci suoni qualcosa? Ma adesso. Adesso. Va bene. Non so. Cosa dite in chat? Allora, dite a Babic una canzone da suonare adesso. Ma tu metti un gioco intanto. Io intanto metto un gioco a caso, completamente. E c'è una pioggia di followini. Grazie. No, vai, vai. Nessuno canterà mai l'epopea di questo gioco che abbiamo appena giocato, che non mi ricordo neanche come si chiama. Nessuno canterà mai l'epopea di qualcuno che da solo in Norvegia, nell'inverno freddo, sente bisogno di andare a modificare una EPROM di un gioco da sala giochi del Neo Geo, stravolgendolo, modificandolo, craccandolo, patchandolo, cercando quel
qualche modo di ritrovare un'essenza perduta, l'essenza della cameretta, l'essenza... l'essenza di Robabbar che faceva i soldi disteso sul letto suonando una tastiera a buon tempi. Non è vero, però pazienza. L'essenza di Jeff Minter che nella sua cameretta ascoltava Pink Floyd, si sballava durissimo, poi andava a sciare e si spaccava una gamba. Con i soldi fatti con un gioco che si chiamava Metagalactic Lamas Battle at the Age of Time. Kevin Hughes programmava disteso sul divano con la tastiera per terra e le mani che diventavano sempre più lunghe man mano che si allontanava la tastiera spinta dal suo gatto che tifava per il Brighton mentre lui tifava per l'Everton. Era il 1986, Football Manager prendeva piede così, ma non c'entra niente. Mentre Fabio cerca un altro gioco, un gioco ancora una volta modificato da qualcuno per cui la cosa più importante non è uscire, non è socializzare, non è bere, non è mangiare, ma è modificare un gioco senza senso, per fare un altro gioco senza senso, giocato da persone senza senso, senza alcun altro scopo che passare il tempo, con la consapevolezza che buttare via il tempo è tempo speso bene, è tempo speso nel non pensiero, è tempo speso in una sala giochi che è solo nella tua mente. E quindi... Fabio che nome di Bordolotti è una lista di cloni di Street Fighter modificati in Cina che è lunga come il mio rotolo di carta igienica a 10 piani di morbidezza. Street Fighter 2, uno qualsiasi, facciamolo partire e vediamo che cos'è, dove ci porta, in quale inutile mondo di abiezione. Vabbè, così. Amici e amiche, Andrea Babic, ce l'abbiamo solo noi! Babic. Versione a cazzo di cane di Street Fighter 2, vediamo cos'è. Si chiama... Tenchin Okura. No, ma di nuovo, non è Street Fighter 2. Fidati che è Street Fighter. Non è possibile. Guardalo, guardalo, io sento odore. Il profumo dello Street Fighter. Ma cos'è? Capcom Akbai Bindi. Quelli del dolce? Quelli del dolce che avevano un'attività underground. Non è Street Fighter 2, è Tenchin Okura velocizzato in cinese. Perché sì. Con tutta l'epopea The Romance of the Three Kingdoms. Perché? Perché sì. È velocizzato. E perché Bindi è, cioè, da fretta, non è artigianale, forse mi freggio. C'è da fatturare. Vabbè, insomma, questa è una roba noiosissima. Tu sei a cavallo subito, non si sa perché, gli tiro dei calci. Vabbè. No, perché io secondo me fighter. Sei finito sull'ultimo, esatto. Potresti Too long bootleg. Too long bootleg non è male. Ma a caso Vega lifts the machine crow. Non lo so, un po' troppo specifico. Che ne diresti di Zangief Spiral Piling Instruction? No, forse eccolo qua. È un po' troppo settario. No. Punishment Edition Simplified. Va bene. Che nomi. Punishment Edition Simplified. Quindi questi sono i bootleg di Hong Kong. Voi sapete che la scena di Hong Kong era totalmente pirata. I giochi erano pieni di cloni, di cloni, di cloni. Ancora adesso voi comprate le Pandora, i cartuccioni da mettere nei cabinati che sono fatti con... Punishment Edition Simplified. 2018. Quindi mi aspetto grandi cose. Punishment. Va bene. Vediamo per fatto solo vediamo la intro. La versione 1. Esatto. Esatto, come lo puoi giocare insomma in tanti posti, non in America, però. Anche in Messico. Canada, Messico e Giappone. Street Fighter. Cioè, per adesso ma Fighter. Sarà tutto uguale, non avrà grafica cambiata. Vediamo, perché, vediamo. No, costa fare cambiare la grafica di Street Fighter non ti passa più. Ma grande Beppongi che ha regalato una sub a Miniatures Den. Bravissimo, ottima idea. Vediamo. Lo scrivete più liscio che c'è, va bene. Ah, sì, tu sempre con la versione classica. Va bene, veramente classic. Va bene. Oh, ballo. Stiamo parlando anni 92, anche se questo clone è stato fatto nel 2018. 2018. Conosci là. Attenzione! Perché lui che spara palle di fuoco a mezz'aria non è molto bello. Cosa stai facendo, Andrea Babic? Smettila! Torna su da giù! Dove sei, Andrea Babic? Dove sei, Andrea Babic? Questo è un... Io ti faccio gli due. Questo è un classico. Non ha senso, è completamente rotto. No, beh, ma è meraviglioso! È meraviglioso! Non lo so. Sono interdetto. Ma... Solo perché non sai giocare, ti faccio gli adunche di salto. No, vabbè, scusa. Ma è un capolavoro eterno. Cioè, il fatto che puoi
volare fuori dallo schermo e riapparire da sotto. Questa cosa è senza, proprio senza pudore, è tipo cambiare valori a caso nel programma di gioco senza sapere cosa fai, perché non ha senso. Beh, ma è bellissimo. Logan, cosa fai? Grazie anche a Logan Braddock che ha regalato una sub prima. Gentilissimo, gentilissimo. Grazie, vi vogliamo bene. Ah, Bremo 82 di saluto, ho chiesto a gran voce il ritorno di Erika. Stasera che ero presente mi sono perso la live. Ma come? No, è qui. È qua, è qua, è arrivato. È qua. Scusami se insisto, ma... ma non trovano niente le partite. Scusa, vado via. Devo andare, mi dispiace, devo andare. Il mio posto è lì, vabbè. Voglio la rivincita. Non su questo, però dobbiamo... Puoi scegliere... bene, cambiamo Street Fighter. Esatto, puoi scegliere un altro Street Fighter. Ah, aiuto! Va bene, ma bello però. Bello, Too Long Edition. Ti piace questa Too Long Edition? È Too Long, sarà lunghissima. Whopping Repair. Alpha Magic F Bootleg Set 4920. Un nome talmente il quarto, tipo. Alpha Magic F Bootleg, ok, difficilissimo, infatti. Ma perché non riusciamo a cambiare la grandezza dei font, quindi... Perché non schermo... ridere, siamo così. Cambia gioco è. Sì, non siamo ciechi, che c'è un font di 3 pixel sempre. Sì, in realtà è che c'è lo schermo gigabyte 6 e mezzo. Esatto. Allora, non ho detto il titolo, non ho detto il titolo. Ma è sempre quello, Street Fighter Champion Edition Alpha Magic F Bootleg 64 9203. Stessi stati, sì, perché sempre lui. Fai start? Devi aspettare. Adesso. Bene. È assolutamente identico all'altro. Sì. Vediamo. Che all'inizio è l'acqua cheta. Sì. All'inizio sembra normale. Poi in realtà scopri che. Già questo versus completamente rotto. Vabbè. Col blu sotto. Chi sono? No, aspetta. Cosa è successo? Più veloce, Andrea Babic. Più veloce, sei troppo lento. Ma non la sei. Ma dove vai? Ma che faccio questa roba? Ma no, non basta. No, invece basta. Ma non ha senso, ma è tutto sbilanciato, dai. Appena appena. Quelli non c'erano. Io quelli voglio i ciclisti, poi. Non ci sono. Ciclista. No, cos'è? Lo sapevo, sei spacciato. Sei spacciato. Non sono troppo forte a sto gioco. Troppo forte. Troppo, ti faccio i perfect con no, i Sonic Boom. Sì, è bellissimo. Ma guarda che è il Dragon Ball degli Street Fighter. Supera, grandissimo, riesci a superare le palle di fuoco. Cosa fai? Vieni. Fai ancora lo smargiasso. Adesso che c'hai 8000 palle di fuoco in bocca a mano. Dove vai? Quello è un grave errore strategico. Perché adesso arrivano i Sonic Boom. Tu credevi, ma adesso ti faccio Sonic. Sei una sega. Sei una sega allo Street Fighter, ma questo è il Calvin Ball degli Street Fighter, hai presente Calvin e Hobbs? Non ha senso. Facciamola bella su un altro e basta, poi ne parliamo più. Ma non c'è una comunissima Rainbow Edition, quelle che puoi cambiare il... Non vuoi vedere un altro personaggio? Cambiamo no, Street Fighter. Tanto ogni Street Fighter è un disastro. Unknownak, Koyu! Koyu, Kyoyu, allora che non si vede veramente un caro. Non siamo ciechi, ragazzi. Ultra Golden Edition. Va bene, Ultra Golden Edition è tipo... Secondo me è Ultra Golden Edition. Ultra Golden Edition. Sarà uguale alle altre. Assolutamente identico. ma perché è difficilissimo modificare qualsiasi roba su Street Fighter. Che Nobby si sta divertendo troppo. Sì, dico. È veramente vero. Golden Shower, certo. Oh. Red Wave. Red Wave volume 3. Ma poi pensa all'idea di questi che si... Come lo chiamiamo questo? È un volume, verso. Beh, no, è Vol. Dai, V. Vai. Ma è scritto Vol, perché non c'è molta gente. Allora, questa volta sceglierò. Secondo me questo potrebbe dare soddisfazioni. Onda. Secondo onda. Me, io penso, sì, ho fatto la scelta analoga. Chun-Li, vabbè, anche Chun-Li. Ho capito cosa che fare. Ah, che bello, tutto verde. E comincia subito tirando palle di fuoco. E sono subito stordito. No! Andrea, se non sei capace, non giocare. Ma no, è già finito. Non è che poi abbiamo un canale di retro gaming se poi... Questo era proprio fatto per spillare i soldi, nel senso che... Però voglio vedere com'è contro il computer. Non posso fare niente. Non posso muovermi. Ho puntato sul personaggio. Fammi vedere com'è contro il computer. Sì, va bene. Perché secondo me il computer ci dà soddisfazioni, Secondo me il computer gioca normale.
No, è impossibile. E se no, non era un coin op. Ma perché non ha l'intelligenza artificiale per sfruttare le mosse segrete? Oh sì. Non c'è audio del gioco, lo alzo, perché in realtà è l'audio matto di questo mame. È uguale a mame. Ditemi se così c'è. Forse peggio. Sì. Cioè, forse tu hai resistito... Il Forgets chiede, Kenobi Sboch, chiedi a Riccardo l'origine del termine picchiaduro. L'origine del termine picchiaduro è stata inventata da Bill Marcovecchi, BMW, collaboratore di Zappa. Dentro i videogiochi. Videogiochi. Ma secondo me il picchiaduro non sa quando è arrivato. Comunque. Ah no, è bravo, il termine Bill, in effetti. Bill l'ha inventato. Sai che effettivamente forse il picchiaduro però nasce con Zap. Forse lo ricordate meglio voi di noi. Secondo me nasce con Zap. Sì. Vabbè, però è facilissimo così. Voglio un altro Street Fighter. Prima come si chiamavano? Voglio. Il gioco di combattimento. Fight Bloody Version Update. Fight Bloody Version. Vabbè, ultimo però, eh. Ultimo, va bene, poi l'ultimo, poi va bene. Non vuoi giocare a Street Fighter, se vuoi. No, perché questo è stato un amante di Street Fighter. Lo so che non dovrei dire queste cose. No. Abbiamo però organizzato un campionato di Cadillacs and Dinosaurs di Street Fighter. No, è Cadillacs and Dinosaurs. Perché era a un sim, una roba del genere. Non mi ricordo esattamente, era comunque la fiera. Vabbè, questo però non è Street Fighter, dai, non è bello. Non l'ho fatto apposta. Sono l'unica roba che hanno messo nemici a caso, se quelli sono già nemici avantissimo. Ma che cazzata di merda! Ma che schifo. Gioco a caso. Non era soddisfatto. Allora, gioco a caso, io no, in realtà ne avevo segnati tantissimi altri, so che è molto difficile. Beh, a caso vuol dire tracks. Che di schiacciare. Vai su Source. Sì. Anche posso scrivere il titolo? Sì, scrivi Make Tracks. Ah, praticamente Make Tracks, esattamente, è un... proprio devi togliere il nome e andare a cercare dentro. Okay. Se non ti viene fuori. Make Tracks è noto anche come Crush Roller, era un gioco vecchissimo, della Cura Lesco, mi pare che si chiama, Cura Ansanno. E praticamente è molto facilmente programmabile. E infatti esistono tantissimi giochi che girano sulla ossia solo uno. Cazzo. Allora, fai una cosa, scrivi 16 nel titolo lì. Ecco. Dio, facile, sono 2 milioni. Cerca anche step, aggiungi la parola step. 16 step. Eccola, prova questo qua. Attenzione. Questo non è un gioco, ma la follia è che a un certo punto non ha sentito il bisogno di creare un sequencer musicale dentro l'hardware di Make Tracks, che è un gioco dell'81. Ma che meraviglia! E quindi ha costruito quello che effettivamente è un semplice, come infatti dice il titolo, il signor Scott Lawrence fa questa cosa bizzarra. Quindi con una CPU Z80 di inizi anni 80 crea di fatto un sequencer pulito. Aspetta che alzo il volume. Adesso basta, abbiamo perso. Cioè, è come mettere a Riccardo Football Manager, sono quelle cose che non avrebbero mai fatte. Quindi adesso... è ancora di più elite quello del gioco. Tra l'altro cercando di usare un sequencer che non hai mai usato in vita tua, quindi sarcazzo come si fa? Però volevo mostrare... Più uno, più due, no, aspetta. Esiste, però... DLR. Vabbè. Puoi fare cose, ma chissà come. E se bello, però bello che esista. Bello, ma che esista, esattamente. L'avrei giocato volentieri. Ti va di provare un Game & Watch alternativo? Come? Che domande mi fai? Un Game & Watch, però fatto in epoca recente. Vai. Si dice Bride. Come treccia? Come moglie. Ah, come moglie. Esatto, Game & Watch Bride. Ah, praticamente questo sull'hardware, praticamente sull'hardware simulato dei Game & Watch di Nintendo... ha costruito il suo Game & Watch, che è totalmente atipico, strambo, e tu in effetti sei una sposa che deve raccogliere i fiori del bouquet, cioè sei anzi una invitata ad un matrimonio che raccoglie i fiori del bouquet, è giusto? Ma... Ah, scusa. Per inventare, per sposarsi. Ma che... manda una risoluzione matta, aspetta che risaizzo, voce del verbo risaizzare. Sei cinoni. Guardate la tipica intro dei Game & Watch con... Aspetta. Vai. Ok, vai. Ok. Ma che meraviglia! Ma purtroppo userà dei tasti strani. Sentiamoli. Non lo so, prova in input di machine.
No, giusto. Era no. Giusto. Up, down, left, right. C'è un solo pulsante. L'ho giocato ieri, quindi... Questa grafica a me fa scoppiare il cuore di gioia. Esatto. Quindi, una volta che praticamente fai partire con 5 il gioco... Poi devi premere uno per partire. Ah, questo è uno, scusami, giustamente, vai. Allora, tu devi raccogliere... Ok. La gente è incazzata perché sta camminando sulla testa, quindi quando battono le mani col colpo tu devi spostarti, ma devi raccogliere i fiori. E a un certo punto arriverà lo spasimante, quando avrai raccolto un bouquet di fiori abbastanza. Ma bello, bello, ok. Beh, ovviamente è anche molto difficile. Però è un team che ne ha fatti diversi su Itch.io, abbastanza famoso. Li trovate, potete scaricare. Devi premere per raccogliere il fiore. Col primo tasto hai preso un fiore finora. Bene, di mille che devi prendere, quindi un po' lunghetto. Okay, no, ma è bellissimo. E poi piange con questo finto stile da Game & Watch giapponese. Ma è bellissimo, assolutamente. E usa l'hardware. No, questo è da Game Watch, ma questi qua sono proprio. Ok, la partita. Game Watch non arrivava a queste. Sì. Beh, allora, sai cos'è? Lo vedi veramente tanto in grande adesso. Quindi questo c'è una sensazione. Però no, dai. Gli ultimi. Qua non sono LED, cioè... No, certo, beh, è tutto finto. Quelli lì sono da Game Watch. Molto stronzo, eh. Grande sotto. Fico. Forse ti senti più a tuo agio con un Game Watch delle Spice Girls. Senza dubbio. Vabbè, proviamo. Cerchiamo Spice Girls. Sì. Praticamente era ancora più folle perché in realtà era il gioco di un altro gruppo musicale, mi pare di un rapper, che era stato moddato ufficialmente per fare il gioco su licenza del film delle Spice Girls. Ma è troppo tardi. Non aspetti. Ma è un bel Game & Watch questo. Sì, è inesistente. Cioè, no, lo so, però è un bel design per un Game & Watch. Bel design. Dicevi il prossimo? Spice Girls. Le Spice Girls. Sempre Game & Watch. Sempre Game & Watch delle Spice Girls. Questo esisteva, però non è... Grazie a Tiny Ragan per l'host, grazie a tutti per il supporto. Siamo in 700 alle 11:15. Veramente. Allora, questo... effettivamente un Game Watch, quindi hanno scansionato ad alta definizione il Game Watch originale, tardissimo, un Game Watch tardivo degli anni fino ai 90. Ma che roba è? Non so... che risizzo di nuovo perché hanno tutte risoluzioni diverse. Sono diversi schermi, Game Watch non sono standard, no? Quindi. Aspetta. Allora, la domanda 7 dice: un saluto a Riccardo, giusto ieri ho preso il 4 di videogiochi in un negozio di antiquariato e due numeri di K. Beh. Gli arriva un negozio di antiquariato, metti ciappa su e porta a capo. Antiquariato, si dice vintage. Antiquariato, cavolo. Beh, numero 4 dei videogiochi vuol dire che siamo nell'83. Vabbè, antiquariato qua. Ma che pazzia è? E cosa devi fare? Ballare? Ballare, no? Sì. Dovresti, penso, imitare quello che fa l'altro. Raga, solo su che Bisboch, il Game & Watch pirata... Delle Spice Romac Girls. Su mame delle Spice Girls. Da fuck. Sì, anche perché è già andato in merda. Creative. Giocherò creative. Più veloce la musica. È creative. Guarda come ce l'hai. Vedi? Se faccio così allargo le gambe. È impossibile non fare tutte sessiste. Non facciamolo. Però fate le battute sessiste che avete in mente, perché è difficile. Ho fatto 360 punti. Ah, vabbè, non capisco come si gioca completamente. Però... Che cuopo anche questo. Perché hai fatto 360 punti? È creative. Ah, infatti, okay. Kekule, che è tra l'altro un musicista del Commodore Plus 4, 16, dice: Riccardo, ti ricordi quando nei primi anni 80 arrivarono per Commodore 64 gli impressionanti e orrendi giochi di breakdance? C'erano, quello delle Epics, c'erano i giochi di breakdance, è vero. Allora io ho cercato la parola Power. Però l'Epic ha fatto anche dei bei giochi. Madonna, assolutamente. Diciamo che ha fatto anche dei brutti giochi. Power sì, non ti ha portato così, tanta fortuna. Ha fatto anche dei brutti giochi. Cerchiamo Jump. Sempre Game & Watch? No, siamo... Ma ce n'è un altro. Panorama del Game & Watch. Ce n'è un altro, è del Game & Watch, però è un po' zozzo. Vai. È un problema. Vai, dillo. Squeeze devi cercare. Squeeze. 2Z. Ah, squeeze. Squeeze. Game & Watch. Quanto è zozzo? Devi mettere una censura, probabilmente. Ce l'hai? No.
Cioè, si vede un seno, diciamo. Allora, aspetta un attimo. Disegnato. Prepara una censura. Che c'è? Disegnato. Guarda, ce l'ho. No, dice qualcosa. Aiuto. Prendici qualcosa. Ti ho detto di mettere una censura, però, eh. Ma subito? Vabbè. È un Game Watch, è un'unica schermata. Vabbè, ma vaffanculo. Allora, adesso ti becchi un gioco a caso per punizione. Ma non lo vuoi giocare quello? Metti... Ti becchi questo. No, Samurai Showdown no. Metti Popeye. Popeye. Pac-Man Popeye. Mi piace. Samurai Showdown no. No. Popeye. Angry Man. No, metti Pac-Man. Quello da bar, Popeye da bar. Pac-Man Popeye. No, è peggio. È una modifica di Pac-Man con braccio di ferro. Vabbè, ma perché in effetti? Però hanno sentito il bisogno di farlo. E noi li rispettiamo per questo, per questo bisogno. Pac-Man Popeye. Pac-Man Popeye, mangia carciofi. No, allora, all'albero è spinaci, scusa. Vediamo. Mangia spinaci invece che... Vediamo. Ah, no, è uguale. Secondo me il braccio di ferro non c'è. Eccolo! Ma perché? E lampeggia pure. Ma perché? Ma neanche gli spinaci hanno messo. Cioè, fa schifo. È tutto difficilissimo. Mi cerchi Homer. Il primo ho cercato Simpson, secondo me l'ha sbagliato. Il Pac-Man di Homer Simpson, che è bello. È bello. Non c'è, introvabile. Mi dà un fastidio. Homer Side. Va bene, vai con Homer Side. Secondo me è questo, è anche un Pac-Man. È anche un Pac-Man. Allora è lui. È a testa, esatto, a testa decapitata di braccio di ferro che gira per un labirinto. Con dei fantasmi, un incubo a tutti gli effetti. Homer, guarda, Homer Side. Krusty Brand, seal of approval. Che lavoro. It's not just good, it's good enough. Che è il motto. Bravissimi. Dribble, dai. Sono già visto, gli atomi della centrale nucleare lo seguono. Ma lui vuole mangiare. Vabbè, dai. Dai, il Solidarus, la birra. Questo è un lavoro ben fatto, però non li cancella niente. No, non è che cancella, devi raccogliere 4 volte. Devi cambiare il colore 3 volte. 2 volte. Insomma. Ma è matto. Vabbè, però. Che culo. Vabbè, ma è impossibile, però bello. Do! Bello, ti mostro. Vai. Ti mostro. Sbagliata merda, perché c'è, cioè, una fatica inutile, cioè, cosa bella di Pac-Man è quella sensazione compulsiva, diventa velocissimo, completamente ingestibile. Ma perché? Velocissimo. E resta veloce, attenzione, colpo di scena, resta veloce. Non ha senso, sfrutterò questa cosa. Appaiono delle scritte misteriose all'interno di quelle scatole. Comunque, vero, ripassarli 3 volte veramente. È l'idea del cazzo! Cioè, sbagliato! Se Dante avesse fatto un giro del relè, sono così, perché disegna. Tanto non puoi prendere altre cose del film mentre sei così. Hai visto qualche. Che questo qua c'è un display aumentato, cioè è un grafico più colorato di Pac-Man, meno 8 colori, guarda la tina di Duff in basso, proprio. Ma questa è una questione che interesserà probabilmente a una persona che connette. Solo la persona che lo ha creato, e avrà delle scenette divertentissime. E adesso ci vediamo tutte, è un long play. È impossibile, ma veramente no, però. Ma che strano movimento. È veramente, non è strano movimento, sì. Sembra che non ti segua. Non sono scocciato. Non lo seguiamo più. Vabbè, che non è scocciato. Cioè, non potrebbe mangiarlo. Quindi. Bastatissimo. Adesso abbassiamo un po' il volume del gioco. Roba. E adesso c'è un altro schermo uguale, ovviamente. Perché c'è. Sì. Può bastare. Ma può bastare, sì. Beh, bello. Abbiamo tempo per un ultimo gioco, Andrea. Porca miseria, è difficile. Che non è squeeze, però. No, vabbè, allora fammi un attimo capire. Devo prendere la posizione. La mano di... La mano... Potevo finire con Tempest. Un Tempest Mod. Tempest, ma sì, perché? Una mod di Tempest. Scusate per l'audio alto, ma è così. Certo. Defender. Defender, esiste anche un mod di... ma esiste questo tipo
Tempest Psycho Twist, per esempio. Bello! Prometto. Allora, diteci com'è l'audio, scusatemi, devo fare più attenzione, ma stasera è una serata matta, ve l'abbiamo detto. La locura Keno Bisboch con Tempest Psycho Twist. Kenobit, Bisboch, Riccardo Albini, Tempest, Psycho Twist. Beh, fatto da Twisty, che è uno grossissimo di della scena di Tempest. Badass. Ovviamente bisogna giocare col mouse. Proviamo a muovere il mouse. Ovviamente no. Non l'abbiamo configurato, quindi malissimo il cervello. Allora, fai sinistra? Destra, scusami. Scusa, aspetta. Bello, fammi giocare a defesa. Fai destra. Ok. Sinistra. 1 2. Pronti. Potevi anche lasciare questa partita, sei riuscito sicuramente. Insert Beans. Vai. È già qua comunque. Ah! Mindfuck. Puoi togliermi quel mouse che mi rovina l'esperienza completa estetica di giocare a tennis. Ingestibile. The Big Daddy's Replenished. E questa è la cosa affascinante, che funziona con i tubi catodici a vettori di Tempest. Quindi se tu hai Tempest, infatti esistono delle multi EEPROM. Questa qua è una scena, secondo me, di quelle scene piccole ma bellissime. Sì, ci sarà uno che ha fatto questo gioco per 20 persone, ma che gli vogliono un bene infinito. Scusami, sofferenza fisica di Tempest quando ti becca, sei un colpo infatti. Io sono, ma poi ha cambiato anche il gameplay, si sdoppiano le cose, non so cosa succede. Vernimar dice: ma dai, mi brucio le ROM. Ciao Bernil. Che bello, grande Miniature Space, che sei ancora qui tra noi, ti vogliamo benissimo. The Big Daddy is a playlist. Quando vuoi facciamo qualcosa insieme, Miniatures. No, è ingestibile, vedete, senza lo spinner qua è veramente assassino. Vedete, stai cavando. Ma adesso no. Avoid Living Hell. Lui è il figlio di Minter. I didn't. Sì, vai. Minter sguazzava. Mettiamo un defense, che sarà ingiocabile. Vediamo cosa c'è. Poggi c'è una proposta bellissima per il futuro. Ma una serata Tempest, tutte le iterazioni, bellissimo. Sì. Bellissimo. Io dico sì. Una serata Tempest, se lo merita. Eh sì, Tempest, eccetera. Ti ho messo una cosa particolare. Questo è Indiana Jones and the Lost Temple of Ra. Anzi, è Jonas. È Jones Indiana. Jones Indiana, scusami. Jonas Indiana and the Lost Temple of Ra. Che gira sull'hardware Neo Geo, quindi un hardware degli anni 90, anzi, fino agli 80, ma fatto nel 2005. Che io sappia, non c'è Passerotto, un Tempest rifatto su Vectrex. Sicuramente, strano però. Dovrebbe, ma non, che io sappia, non c'è. Vedete, questo qua per una competition aveva creato un gioco a bassissima risoluzione. Ma dai! Per Neo Geo, quindi sembra Rick Dangerous, quei giochi là, no? Anni. Tipo. Ma dai, ma che mondo del retro gaming pazzo c'è? Che non, sì, non... Ma questo è proprio un brutto totale, cioè un gioco che non esiste, sviluppato su un hardware che esiste. Di che anni parliamo? 2005. Con un gusto però già tipo da Game Boy Color, praticamente, questo sembra un gioco del Game Boy Color. Anche di più, anche tra c'è anche di meno, scusami. Ovviamente ingiocabile, perché se fosse stato anche divertente, questo che lo facevo di lavoro. Genio. Infatti non ha messo la collisione. I vari Active Mario li avete mai giocati? Sì, abbiamo c'è stato un periodo in cui mi sono scimmiato il Super con Mario, le 100 Rooms of Enemies, che è l'hack più bello di Super Mario World. Ma sì, abbiamo fatto una serata dedicata ai Mario pazzi, ma ne faremo sicuramente altre. Andrea, hai l'ultimo gioco. Va bene. Giocatelo benissimo. Sapete che è una tastiera senza i tasti scritti, no Fabio? Quindi sto impazzendo. Devi aiutarmi tu, Fabio, non ce la faccio. Cosa vuoi? Cercami... ce l'avevo. Come è la tastiera senza tasti scritti? Perché si sente più a suo agio. Allora, attenzione, ora sull'hardware di Pac-Man giocheremo. Mi sa che l'abbiamo già giocato questo, perché è veramente imperdibile. Questo signore ha fatto sull'hardware di Pac-Man Manic Miner. Manic Miner, però sull'hardware di Pac-Man, cioè una roba abbastanza bizzarra. Il famoso Jim Bagley Pac-Manic Miner. Questo secondo me gli ammazza a livello audio. Lo abbassiamo tantissimo. Mamma mia, che roba
distopia totale. È abbassato tantissimo. Sì, sì, l'ho abbassato tantissimo. Questo è il finale Arch Noise di Call of Duty. Ma aspetta. No, forse con il Fox. Ah, bro. Uè. E di fatto è Manic Miner, perché tra l'altro il processore è lo stesso, lo Z80, e non posso saltare. Senti la musica. Mettiti, io passo un po' l'audio. La musica con un armonium. Setta di controlli se vuoi. Con un armonium sfiatato. Dai, left right. È giusto. Scusa, perché non va? Ah, jump joy. Joystick 2. Devo saltare con il secondo joystick, perché ovviamente il coin-op di Pac-Man, avendo solamente le quattro direzioni, rendeva problematico avere il tasto di salto. Quindi lui, per renderlo compliant, poi in realtà fino a un certo punto, saltare con un tasto di direzione è una roba tipo malata nella testa, lo dico. Con la musica sarebbe sfiatatissima. Madonna, è matto! Anche Matthew Smith era abbastanza matto, quindi ci sta. Però è fichissimo, cioè una parentesi di Spectrum che puoi avere su un cabinato, tecnicamente. Sì, sicuramente sì. Grazie per il follow! Ti rendi conto che siamo qua ancora, Andrea, in 614 a mezza, alle 11 e mezza? Non capisco cosa è successo. Cos'è successo se è cambiato? Ehi, mame, dobbiamo fare il mame farlocco e basta. Non è vero, però. Sa! Non puoi capire. Saltare col tasto destra dello stick 2. Cioè, è una roba da malati di mente. Cos'è che ti inquadro meglio? Cioè, perché è contro tutte le logiche dell'ergonomia della stick. Cioè, hai due joystick. Stai usando il secondo joystick. Tra l'altro ha meno colori di quello Spectrum, probabilmente per ragioni che sa lui. Anche il suono del salto non è esattamente lo stesso. Ma insomma, glielo perdoniamo, mannaggia. Alla cresima. Allora, poi intanto sentite che parte il suono, perché mandando in su sul secondo controller si attiva e si disattiva il suono. Quindi ogni tanto sentite che io per sbaglio attivo e disattivo il suono. No. Passerotto, lo faremo lo Spectrum, lo faremo. È uno dei nostri porti. Grazie all'amicizia di Videovigili, che allo Spectrum ho dato RGB, e allora noi possiamo farci le cose. Videovigili, parliamone. La musica si è rotta, non ce la fa più. No, sono io che sbaglio e premo per sbaglio la roba per spegnere la musica invece che quello che serve. Che è un tasto che hai, però. Sì, questo. Ma perché? Salta, no, sì. Ma comunque è il design, cioè questo qua, questa è la cameretta. È vero che lui ha celebrato nella sua cameretta di programmatore la cameretta di Matthew Smith, che questo gioco l'ha fatto, ricordiamo, che aveva tipo 13 anni. Sì, roba pazzesca, eh. Non ricordo più come si fa. Ah sì, qua il primo salto quasi, no, questo non è pixel. Dopo ci sono i salti pixel perfect malefici. Hai tolto la musica? Ma ho rimesso il salto, il suono del salto. Puoi disabilitare. No, è una feature, è una feature. Questo è difficilissimo perché devi sapere esattamente quando. Gira, gira! Ostia. Che figata. Pione! È un gioco bello nel suo essere sbagliato, Nick Miner. Sì, perché alla fine ti adeguavi al suo modo di essere sbagliato. Che ma era coerente e giusto. Esatto, era una sua consistency. E soprattutto avevi salti pixel simpatia che ti facevano sentire un po' gamer. Ti facevano, non so, sentire cosa. Ti facevano sentire. Poi si fa così, poi si va qui. Non mi ricordo, non ci gioco da tantissimo tempo. Tra l'altro, è uno dei Cribio. È uno dei primissimi giochi che ho giocato in emulazione, perché sua amica, la Radisoft, aveva fatto l'emulatore dello ZX Spectrum. No, non è vero, non era la Radisoft aveva fatto quello su, aveva fatto un simulatore di Basic Spectrum su Commodore 64. Allora c'è Zara che chiede che gioco è questo. Qua è una specie di Manic Miner che gira sull'hardware di Pac-Man. Esattamente, Manic Miner, quindi un gioco dello ZX Spectrum che viene fatto però girare
sull'hardware di Pac-Man, il gioco da sala giochi, che usava in effetti lo stesso hardware praticamente, a parte l'audio che era diverso, ma lo Z80, cioè la main CPU, la main CPU era analoga, e forse era anche un filo più veloce quella di Pac-Man, quindi il gioco va, che è un piacere, e via. Sì, ma che bomba! Immagino che fosse un po' più... Cielo rosso! E questo, cessi aggressivi! Questo, tra l'altro, questo Eugene, citato, è proprio Eugene Jarvis, il creatore di Defend. Vedi che si chiama Eugene Slayer? Uh-huh. Perché Matthew Smith era un grandissimo fan di Defend. Quindi ha voluto omaggiare, nella sua maniera così, un po' da fumettista... No, ho sbagliato! Mamma mia, ragazzi, che brividi! Adesso che grafica incredibile! Lo faccio adesso. Ho voluto strappare comunque. Eugene Jarvis, l'hanno già raccontato. Waride, sei esplicitante, ma mi sa che siamo tutti un po' rovinati dalla vita. Sì, sì, anch'io. Anche yeah. Babic. Careful with the Dex, Eugene. No, anch'io l'ho pensato. Invece era Eugene Jarvis. E poi era anche. Non erano Pink Floyd, era Eugene Jarvis. No, poi lui, tra l'altro, cita anche Pink Floyd in qualche altro punto. Ma in questo caso era proprio Eugene Jarvis. Non era il fantastico brano di Amma Gamma dei Pink Floyd, anzi di Sourceful of Secrets. Il Sourceful of Secrets. Secondo disco di Pink Floyd, in più c'era. Però la versione live di Amma Gamma è chiaramente superiore. Questo è il primo salto pixel perfect del gioco. Yes! Pixel Perfect avanti e Pixel Perfect... Ah sì, ma devi tornare indietro velocissimo e poi Monty Python. Bam, momento Monty momento Python. Bello, bello, momento Python. E direi di salutarci... Pac-Man con... Man, allora, noi vi salutiamo. Pen, apple, pen. Vi ringraziamo, ciao, grazie per essere stati con ciao. Noi. Vieni più in camera, Riccardo. Ciao. Amici e amiche, grazie, vi salutiamo, diamo un chuck al buon... Anzi, salutiamo... Kenobit, Bisboch, Riccardo Albini, avete visto la serata con Brio Mame, grazie, e chiudiamo la serata così per la registrazione.